la puntata precedente. Carlo ha scoperto con sgomento che anche Lorenzo fa parte dei Giovani Sì, un gruppo segreto di supereroi che viaggiano nel mondo per fare formazione, grazie alle opportunità offerte dal Por FSE. Poi i soldi per la post-produzione sono finiti e Carlo è tornato normale. Adesso anche lui è un Giovani Sì e dopo il suo periodo di master all'estero sta rientrando a casa. Ehi, Carlo! Adesso non si salutano nemmeno più gli amici! Ciao, Regione! Mica ti avevo riconosciuta! Che bestia che sono! Allora, com'è andata con il master? Beh, figata! Bello! Grazie! Non devi ringraziarmi, sai! Più fai formazione, più diventi cittadino del mondo e più io mi sento bene! Una regione sana! Beh, allora ok, Ci si becca in giro, Ciao! Ciao. E dove scappi te? C'è ancora tanto di cui possiamo parlare. Per esempio, qualcosa che serve a te ma che fa bene a tutti. Sai nulla del servizio civile? Guarda, grazie mille, ma no. Non ne so tanto, ma c'ho mille cose per la testa, ho finito da poco di studiare, non mi sembra proprio il momento. Poi guarda, sta venendo a prendermi una mia amica e devo scappare, Ciao. Ciao. Ma interpelliamola questa amica, chiediamo anche a lei cosa ne pensa. Perché non vuoi fare il servizio civile? Ali, ciao, ma che diavolo, vi eravate messi d'accordo? Non mi hai risposto. Ma no, non è che non voglio, è che non mi sembra così impellente. Scusa, ma sono appena tornato, possono anche passare questa mano, non succede nulla. In questo momento non vedi cosa ti sta intorno, ma possiamo aiutarti noi. Regione? Ok, Ali, partiamo! Dentro un bosco fresco e silenzioso dove i volontari del servizio civile hanno aiutato a salvaguardare il verde che ci fa respirare. Ecco! Siamo accanto alla casa di cura dove presta servizio Riccardo. Qui, lui e gli altri ragazzi del servizio civile vivono a stretto contatto con gli ospiti anziani della struttura. Carlo, vedi laggiù, l'ambulanza! Alla guida c'è Giulio, è iniziato il servizio 4 mesi fa. Vieni! Laura invece fa la bibliotecaria, Mirko ha scelto di lavorare insieme ai migranti, a Eleonora invece piacciono i bambini. Senza il suo impegno qui si riderebbe molto meno. Ecco, siamo arrivati alla fine del tuo viaggio. Adesso puoi scegliere se dire no e scappare via verso un futuro solo tuo, oppure fermarti un attimo, respirare e decidere se condividere un pezzettino di quel futuro con tutti noi. Allora, Carlo, cosa scegli?